Sono Marco Vitali e Giuditta Falcioni, i due nuovi direttori del 37esimo campo di lavoro e formazione missionaria in programma dal 23 al 29 di luglio. I direttori, insieme all'equipe di sacerdoti e animatori, avranno il compito di coordinare i circa 50 giovani provenienti dalle varie parrocchie della diocesi di Fano, Fossombrone, Cagli e Pergola, in tre momenti importanti. È una giornata tipo del campo, e si svolge con la mattinata in cui c'è la raccolta di generi alimentari a lunga conservazione e dopodiché siamo ospitati dalla parrocchia ospitante durante il pranzo, e il pomeriggio ci sarà il formatore che ci parlerà della missione. E infine, dopo la messa e la cena sempre offerta dalla parrocchia, ci sarà un momento di festa in cui appunto noi del campo missionario animeremo la serata, e accogliendo anche i cittadini della parrocchia. Inizieremo partendo dal prelato, e partiremo con dei pulmini e arriveremo nelle varie parrocchie ospitanti. Il lunedì toccheremo la parrocchia di Apecchio, e dopodiché Barchi, Orciano, Piagge San Giorgio e infine San Pio X a Fano. I migliori in questo campo siamo noi! Oltre alle iscrizioni ancora aperte ai giovani dai 16 anni in su, disponibili online, la macchina organizzativa ha già scelto il tema e il formatore di questa edizione. Quest'anno affronterà il tema dell'Evangelii Gaudium, ripreso già dal ritiro invernale di quest'anno, e sarà affrontato da Don Andrea Marescotti, il viceparroco e missionario della diocesi di Pesaro. E le iscrizioni sono ancora aperte, quindi invitiamo tutti quelli che vogliono a interessarsi, ed è possibile iscriversi dal sito www.vuldiso.it oppure tramite la pagina Facebook Centro Missionario Fano.